Finalmente, parla ragazzi, qua Wax Logic. Oh my god, oggi sono da solo e sono qui finalmente a presentarvi il nuovo episodio dell'Access Road to Glory. Infatti, episodio numero 9. E ragazzi, stiamo andando alla stragrande. Anzi no, perché infatti prima di iniziare volevo ricordare un paio di cose. Come sempre, per prima cosa vi volevo ricordare di passare da onefifa.com se siete interessati a comprare il kit di FIFA. E mi raccomando, utilizzate come discount code il codice Axel con due, molto semplice. E come seconda cosa vi volevo ringraziare tutti per il supporto che mi stavate dando, e soprattutto in questo periodo abbastanza difficile. Perché? Perché facendo la quarta liceo ho stra poco tempo. Infatti domani io sto facendo questo video quando intanto appunto che dovrei studiare tecnicamente parlando, perché domani, indovinate un po', ho una verifica e tre interrogazioni. Però io penso a voi, io sono magico, voi siete magici, quindi voi ve lo meritate questo video. Però vi devo dire anche una piccola cosa: domani molto probabilmente uscirà un altro video con un ospite a dir poco speciale, quindi domani tornate sul mio canale. Comunque, bando alle ciance, guardate un po' quanti crediti ho in alto a destra: 28.930. Perché? Perché infatti moltissimi di voi mi avete consigliato di comprare il Long If, appunto per iniziare a cambiare un po', e qua mi è venuta un'idea. Ragazzi, in ogni episodio io chiederò a un giocatore, diciamo a vostra scelta, o meglio vi chiederò un consiglio, un parere. Quindi mi raccomando, dovete consigliare un altro giocatore da comprare nel prossimo o nei prossimi episodi. Adesso non so se nei prossimi comprerò direttamente un altro, però magari tra due episodi comprerò uno. Quindi mi raccomando, commentate scrivendo un giocatore che vorreste che utilizzassi. E mi raccomando, non ditemene uno che magari costa i milioni, perché non li ho, in poche parole. Molto semplice. Comunque adesso ho comprato Long, fatemi sistemare un attimo la squadra. Ci si sente tra pochissimo. Boom, eccolo qua, squadra sempre la solita. Se non ho ancora fatto lo squad builder, ma non credo che lo farò, perché alla fine voi la vedete qua la squadra. Comunque, se volete lo squad builder, chiedetemelo che ve la illustro un po' meglio. Detto questo, 20 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Ahimè, la sconfitta dovuta alla mia connessione che è caduta durante una partita. Andiamo a cercare questo primo sfidante di oggi. Vediamo un po' il primo sfidante di oggi. Se non tengo accesa la luce, perché... boh, è strano, si vedrebbe male il mio volto. Comunque, 4-1-2-1-2 è abbastanza strano, perché è della Bundesliga, poi a uno della Raiffeisen, non mi ricordo quale sia la liga del Basilea. Comunque noi cercheremo come sempre di vincere. Bello interventone, bravissimo, si passa per Rodriguez. Long che fa una semifinta, la passa a Caveglia, Caveglia ne scatta uno, avanza, palla per Rodriguez, fuori gioco, mannaggia. Bravo, passiamogliela a lui, se no è troppo bello. Però Gibbs barcolla ma non molla e è caduto. Vai, Rodriguez. Rodriguez. Che cos'è? Bella, Juan Manuelito. Juan Manuel, vede Long. Long, non ne è ancora azzeccata una. Ti ho pagato uno strapiombo. Fammi sto gol, grandissimo gol. Ci portano in vantaggio. Bella stazione, aia, ci purga, ce lo infila dentro, sì, 1-1, al 34esimo, ma noi ci crediamo ancora. Mamma mia, l'ho tranciato, tipo da viola sto cartellino. Vabbè, è giusto. Partita che si sta mettendo malissimo. No, ha messo Ramos, oh signore. Sta partita, ragazzi, vincerla è un miracolo, no. Pareggiarla, oddio cos'è? Pareggiarla è un miracolo. Vincere è qualcosa di impossibile. Posso avanzare, Dio santo. No, no, Ramos no, Ramos no, Ramos no. No, Ramos no. No, andremo a perdere la seconda partita, ragazzi. No. 2-1 per lui. Bene così, bene così. Long, Long, Long. Dio santo. No, vabbè, se il suo portiere diventa pure Gesù, io come faccio a segnare? Turbe, i turbe, i turbe! No, e so già come andrà a finire. Ragazzi, sappiamo tutti come vanno a finire le partite così, dai. Caveglia, Caveglia! Non entra sta boccia! No, che cane! Sto giocando in 10! Vince 1-0 e ti metti a farmi lì! Che schifo! Che infame di merda! No, ragazzi, mi dispiace aver perso sta partita. Dio santo, si sono arrabbiato! Immeritata! E ragazzi, sapete perché cadiamo? Per imparare poi a rialzarci. Quindi, noi ora ci rialzeremo. Questa partita la andremo a fare senza il nostro bel Naldo, perché...
Perché? Hai Long è pure Madonna, che palle. Perché è espulso. Dai, speriamo almeno adesso di fare qualcosa. Vediamo se sono sfidanti. Bella squadra. Madonna, ma state scherzando. Agüero, Di Maria, Starridge, Sanchez, Churri, Gerrard, Company, Cech. Ma dai, oh. Bella stazione, Long. No, no, non riesce a fare gol. È assurdo, sto Long in forma, è scarsissimo. Dai, Long. Dai, scattati. Rigore, dai. Long andrà a calciarlo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. E finalmente finalizza anche lui. 1-0 al 21esimo. Bello sul numero 1. Bravo. E io vado. Prenderò gol. Prenderò gol come minimo. E lo dico pure. Bella. E c'è il turbo. E che finalizza finalmente. 2-1 al 51esimo. Grande Wormanito, faccia un applauso. Li ha scattati tutti. Li abbiamo scattati tutti. Gol su punizione di Caveglia. Gol su punizione di Caveglia. Per andare a vedere il tutorial di Televi come tenere punizioni, cliccate sullo schermo. Perché per fare questi tipi di gol ho fatto cosa più facile non c'è. Ragazzi, partita finita, abbiamo vinto, è scandaloso che riusciamo a vincere contro persone che utilizzano squadre fenomenali e a perdere contro bizzecole, non so neanche se si possa dire così. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace perché in questo momento di crisi mia, perché la scuola veramente mi sta soffocando, mi serve sentire il vostro supporto, quindi lasciate un bel mi piace, speriamo di raggiungere i 3000 e detto questo io vi saluto, vi ricordo di passare da wolfia.com e vi dico potente a parlare nel prossimo video. Ciao a tutti!